Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione a cura della redazione d'Italia 7, sui lavori del Consiglio regionale della Toscana. Il presidente Antonio Mazzeo, a Bruxelles, in vista di rappresentante italiano, ha aperto i lavori del Comitato europeo delle regioni come contributo alla discussione sulle politiche di concorrenza europee. Il Comitato europeo delle regioni lavora per portare il suo contributo nella discussione sulle politiche di concorrenza nell'Unione europea e il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, come rappresentante italiano e relatore del parere, ha aperto a Bruxelles le consultazioni che interessano tutti i principali stakeholders, dai rappresentanti degli enti locali e regionali alle associazioni interessate, dagli esperti ai funzionari delle istituzioni comunitarie. È stato molto importante confrontarsi con gli stakeholder che operano in Europa perché una concorrenza effettiva consente alle imprese di competere in condizioni di parità in tutti gli Stati membri, incentivandole al tempo stesso a sforzarsi costantemente di offrire il prodotto migliore, i servizi migliori al miglior prezzo possibile, il che a sua volta guida l'innovazione, guida il cambiamento ma anche la crescita economica a lungo termine. Questo è un tema importante. Che sembra lontano da un cittadino ma che in realtà tocca la vita di ciascuno di noi. Il presidente Mazzeo ha messo in evidenza come sia cruciale difendere e rifinanziare i fondi di coesione, non penalizzandoli per finanziare il cosiddetto programma STEP, Strategic Technologies for Europe Platform, proposto alcuni giorni fa dalla Commissione per perseguire un'autonomia strategica europea in risposta alla crescente competizione sui mercati internazionali, soprattutto da parte degli Stati Uniti che hanno attuato l'Ira Inflation Reduction Act e della Cina. In questo momento però alcune regole sugli aiuti di Stato hanno causato degli squilibri mettendo a rischio la coesione territoriale perché alcuni Stati possono garantire una quantità di aiuti ben maggiore avendo leva fiscale e avvantaggiando le proprie aziende nazionali nel mercato unico e questo non è giusto e allora il parere va esattamente nella direzione. Eh, Direzione di cercare un riequilibrio. Ecco, grazie agli stakeholder ho colto tutta una serie di spunti che metteremo a disposizione del lavoro che stiamo portando avanti al Comitato delle Regioni. Il Presidente Mazzeo è stato protagonista a Bruxelles anche sul tema cruciale della qualità dell'aria, al centro del dibattito della 156esima sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni. Nella risoluzione votata, tanti contributi arrivano proprio dalla Toscana e dal suo rappresentante. Un altro parere approvato è stato quello sul Net Zero Industry Act, la strategia europea per l'industria a emissioni zero come noi possiamo offrire alle cittadine e ai cittadini dei nostri territori un livello di vita migliore, quali sono gli investimenti da fare, qual è la direzione da intraprendere e soprattutto come noi dobbiamo investire in tecnologie che consentono di ridurre le emissioni. E anche il secondo atto va in questa direzione, la direzione di dare risposte affinché nascano imprese green, non le imprese che inquinano tanto come sta avvenendo fino ad ora. Tutto questo deve avvenire non ricadendo sulle spalle dei cittadini con costi che devono sostenere soprattutto le persone che soffrono di Il presidente Mazzeo ha anche voluto raccontare l'emozione di passare per la galleria dei presidenti prima di entrare in aula. Entrando in aula ho avuto modo di passare nella galleria dei presidenti e di vedere l'immagine di David Sassoli, un grande uomo delle istituzioni, che ci ha mandato un messaggio semplice, avvicinare con le sue parole il modo di lavorare l'Europa ai cittadini e che è riuscito a lavorare nella direzione di cambiare un po' la cultura anche all'interno del Parlamento europeo e di portare tutti nella riduzione di investimenti per ridurre le disuguaglianze. Ecco, tutto questo deve tenersi insieme, tutta questa è la nostra idea d'Europa. A Castel del Piano nasce un nuovo spazio multimediale, sarà una vera e propria officina culturale amiatina. Si tratta dello spazio museale dedicato ai pittori Nesini. A Castel del Piano, a Palazzo Nerucci, nasce un nuovo modernissimo spazio multimediale dedicato ai pittori nasini. Sabato 8 luglio l'inaugurazione di quella che sarà una vera e propria officina culturale amiatina, punto di riferimento per tutto il comprensorio. Nasini Pittore si colloca all'interno del barocco, capostipite di una dinastia di illustri pittori particolarmente attivi nella zona del Monte Amiata. Iniziativa importante, il Consiglio regionale della Toscana è orgoglioso di poter presentare l'inaugurazione. Di, di un museo, di un investimento sulla cultura, un aspetto importante che vitalizza Castel del Piano, che vitalizza l'Amiata sotto il punto di vista culturale. Questo è un motivo per il quale come mission essenziale, come consiglio regionale proviamo a promuovere a livello istituzionale quelle che sono iniziative di lungimiranza che rivitalizzano non soltanto il territorio amiatino ma la Toscana nel suo complesso, un intervento. Di portata storica per quanto riguarda la città, dove c'è un investimento e si produrrà anche innovazione. Pittori nasini, che sono storicamente, come dire, rappresentano una dinastia di pittori che nel corso del 1600 e del 1700 hanno caratterizzato moltissimo la, la cultura e lo sviluppo pittorico di tutto, un, di tutto un ambito che è quello amiatino, ma non solo perché, ovviamente, si sono. Eh, come dire, eh, allargati attraverso le loro capacità, soprattutto in Giuseppe Nicola che ha rappresentato un po' l'apice della dinastia dei Nasini. Eh, nella, addirittura alla corte di Cosimo III, quindi dei medici, e quindi nella corte granducale si è dato sviluppo a quelle che sono poi state tutti diciamo, gli sviluppi e le progressioni pittoriche eh, di, di questa dinastia, che appunto meritava di essere, eh, di essere in qualche modo eh, evidenziata attraverso questo museo multimediale che ha la possibilità e dà la possibilità di ehm, rappresentare con eh, fotogrammetrie, con rappresentazioni modellistiche eh, assolutamente eh, di ultima generazione. Eh, le opere, appunto, che sono sia le tele che gli affreschi che i pittori nasini, appunto, hanno lasciato eh, nel territorio amiatino, che è un caso direi quasi straordinario: eh, di eh, pittori che per cinque generazioni si sono tramandati eh, le tecniche e il, i saperi legati, appunto, alla pittura. I nasini sono eh, praticamente presenti in pressoché tutte le chiese del comprensore miatino. Quindi, noi abbiamo iniziato questo progetto eh, digitalizzando le opere conservate a Casse del Piano. Eh, L'ambizione è quella appunto di proseguire e, e lavorare, e, diciamo, avere una riproduzione digitale di altissimo livello a, per tutte le altre opere conservate in tutti gli altri paesi dell'Unione eh, dei Comuni Montani Emiata Grossetana. A chiudere la conferenza stampa, Federico Caprioli, responsabile della digitalizzazione delle opere, che ha spiegato le tecniche usate per rendere fruibili le opere. Il museo, inaugurato grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, raccoglie la dinastia di nove pittori all'interno delle varie generazioni in un arco di tempo che va dalla seconda metà del Seicento all'ultimo quarto del Settecento. Istituzioni ed impegno politico giovanile. Il Consiglio Comunale Giovani di San Sepolcro ha presentato il proprio regolamento in sala Fanfani a Palazzo del Pegaso. Il regolamento del Consiglio Comunale Giovani di San Sepolcro, iniziativa all'insegna dell'impegno nelle istituzioni, soprattutto tesa a rendere i giovani i protagonisti, è stato presentato in sala Fanfani di Palazzo del Pegaso da Marco Casucci, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Toscana, Valeria Nofari. Assessore comunale alle politiche giovanili e Antonello Antonelli, Presidente del Consiglio Comunale di San Sansepolcro. Il progetto del Consiglio Comunale dei Giovani, che sarà costituito dai rappresentanti degli studenti delle scuole medie superiori universitari, rappresentanti dell'associazionismo e giovani cittadini impegnati anche nel mondo del lavoro, residenti nel Comune di San Sansepolcro, è un regolamento che ha ottenuto un'approvazione unanime da parte di tutte le forze politiche rappresentate. Una bella notizia, un risultato importante che è stato ottenuto attraverso la redazione di un testo che... Su cui hanno lavorato i giovani di Sansepolcro e che è stato successivamente approvato anche con modifiche da parte del Consiglio Comunale e ora ci sarà l'istituzione nei mesi a venire di eh, questo Consiglio dei Giovani che per Sansepolcro rappresenta una oggettiva eh, novità. Sansepolcro ha delle esperienze eh, di gemellaggio con il con la Svizzera e sappiamo quanto sia importante l'istituzione. E consiglio comunale dei giovani in altri ordinamenti, in particolare quello elvetico. Quello che dico è che occorre lavorare sulla partecipazione dei giovani alla vita e politica anche attraverso queste forme ed è un bel segnale quando i comuni come San Sepolcro ecco, si approcciano a queste nuove esperienze. Ed è un progetto che è nato eh, in un'idea. Con un, tramite un gemellaggio che è uno Châtel in Svizzera. Loro hanno già questo consiglio di giovani. Ci è piaciuto talmente tanto da poter eh, intraprendere questo percorso. Quindi insieme eh, chiedendo a loro eh, consigli, eh, vedendo come funziona eh, e eh, prendendo spunti per crearlo anche noi ci siamo messi a lavorare su questo progetto e eh, vedo che comunque l'interesse a San Sepolcro sta cominciando ad aumentare e, e poi eh, con molto piacere sto vedendo che mh, eh, ci voleva proprio una cosa, un, un progetto che potesse avvicinare i ragazzi alle dinamiche amministrative e alla politica. Una mia esperienza personale, entrando in politica a 18 anni, mi ha insegnato che purtroppo i giovani erano già rari in politica nel 1985 e mi ha insegnato anche che i partiti facevano dei giovani una bandiera, ma non si impegnavano a farli crescere e maturare come avrebbero dovuto, assumendo un ruolo importante. E quindi, questa iniziativa nasce per un ruolo anche sociale un ruolo che vuole spingere i ragazzi a impegnare un po' di tempo libero eh, impegnandosi per la propria comunità, anche politicamente, amministrativamente, un impegno per fargli conoscere quelle che sono le dinamiche dell'amministrazione locale, perché spesso e volentieri non conoscono la differenza tra consiglio comunale e giunta comunale, quindi incarichi diversi. Questo fine settimana, chiusi, torna protagonista del Rock con la decima edizione del Lars Rock Fest. Fino a domenica 9 luglio chiusi protagonista del rock con la decima edizione dell'Ars Rock Fest, la rassegna musicale a ingresso gratuito organizzata dall'associazione Jack, gruppo effetti collaterali. L'Arts Rock Fest è uno tra i festival più importanti a livello toscano e il Consiglio regionale sceglie di promuovere con questa conferenza stampa un'iniziativa culturale organizzata da un'associazione del territorio, fatta di giovani, un festival per i giovani e non solo, che ha trovato un grande riconoscimento nella legge speciale che il Consiglio regionale ha voluto fare con l'iniziativa legislativa. Che appunto portò la mia firma lo scorso anno, dove vide l'Arts Rock Festival essere uno dei primi festival a beneficiare di un sostegno importante della ripartenza post-Covid. Oggi viene confermata la valenza di una iniziativa che ovviamente ha, ormai è diventata un riferimento non soltanto regionale, ma anche nazionale e internazionale per il livello di qualità degli artisti e dei professionisti che si esibiranno in questi tre giorni. Un bellissimo fine settimana di una manifestazione rock che trasforma di fatto la nostra città. E sarà una bellissima, una bellissima edizione, tra l'altro la decima che dimostra anche come comunale, le amministrazioni comunali che si sono succedute, comunque hanno sempre creduto in questa, in questa attività. Il Arts Rock Fest è un'esperienza totale, quindi sicuramente quello che succede sopra il palco è il momento fondamentale del nostro evento. Sono otto le band che si susseguiranno nel palco del dell'Arts Rock Fest. Eh, otto uh, band di cui tre headliner eh, tra tutti uh, and so i watch you from afar the not twist and the brian johnston massacre sono tre nomi enormi per celebrare una decima edizione fortemente voluta accanto al palco nel frattempo open book la fiera dell'editoria nelle sue forme indipendenti tantissime attività per giovani e meno giovani parkour yoga presentazioni dei libri saranno con noi eh, anche varageno Maya de leo insomma un programma tutto tondo dalle 5 del pomeriggio fino a fine concerti per accogliere tutti. Ed è tutto anche per questa edizione Toscana Parlamento, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Grazie per averci seguito.